Da 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 da, con la sigla, capito, signore e signori. Eccolo. No, ma no, va, io, sono no, no, io sono venuta da te, eh, no? è stato no. rimarrà importante. Come la piccola speranza che ci serve. Perdonami per questi giorni. Uh. Hai capito? Uh. <ride> tipo sui diretti degli anni 80. Allora, prima cosa, sono molto contento. perché E fai per molto bene. bene <ride> no, vero? non lo so perché. Benvenuto. No, oh, perché sei qua. <ride> sono contento. <ride> perché, come dire, Laura, tu sei tante cose, ma sei anche un simbolo di, di vitalità. Questa è una cosa bellissima, che credo che al di là delle canzoni, del, di, di tutte le cose importanti che hai fatto, ma è quello che da anni comunichi e sei sempre... E questa cosa la mantieni, hai anche acquisito uno sguardo un po' più consapevole, cioè mm. si vede che ora la sofferenza ha fatto parte della tua vita, Sì. però eh, si vede anche che riesci a sublimarla attraverso la tua energia, è più o meno così o no? Eh, sì, assolutamente è così, sono tutte e due le cose in realtà, sono ancora tutte e due le cose, un po' malinconica, un po' desiderosa di... Guarda, in questi giorni mi sto rendendo conto pensando al mio futuro soprattutto che non voglio avere una meta, perché se ce l'ho di carattere io provo a raggiungerla e se ho degli ostacoli eh, mi danno fastidio ma non mi importa, io voglio andare alla meta, quindi se ci arrivo poi io ho finito, eh, finire, finire le cose mi dà fastidio, certo. quindi di carattere sono proprio così, che ho voglia proprio di essere vitale a andarmi a prendere le cose, ma ho anche paura, sono ancora un po' così, sono più consapevole, vero? Sì, sì, sì. Eh, ma d'altronde è che senta. gli anni certo. passano e lo sì. sai. Senti, ma al, è vero, si sì, mette più a lunga distanza, però alcune ce le hai, ce le hai immediate. C'è un disco che sta uscendo mm -hmm. ehm, in uscita: c'è dei concetti all'orizzonte, alcuni dei quali farebbero paura a chiunque, perché il Circo Massimo <ride> è una roba molto sì. accidente. Allora molto, il Circo Massimo, importante. ecco, quello l'ho. Appena mi è stato proposto, la risposta è stata: come sempre, quando, quando si parla di musica, molto istintiva. Se mi gasa subito, sì, lo voglio fare subito. Ho disegnato il palco in tre secondi, poi ovviamente ho ricambiato altre mille volte. però eh, dopo una settimana o due che mi è stato chiesto di fare il Circo Massimo, ho cominciato ad avere ansia. Perché è bellissimo senti leggere, sentirsi sì, dire sì. sei la prima donna a fare questo, sei la prima donna. Ed è. In qualche modo non è solo per me, ma capisco che è una responsabilità importante a nome del, delle, delle femmine, no? Però se io stavolta non lo riempio, <ride> poi alla fine la notizia appunto è. invece sta è, andando bene, sta andando cioè, no. bene. Però, <ride> sì, sì. Lo so, però lo so adesso. Quando l'abbiamo certo, lanciato, certo, certo. ho detto porca miseria perché il, comunque uh, non, è, non è una meta facile. Anche perché no, ogni so no. Io quando ero più piccola questa cosa non la sapevo. Ogni location ha il suo tipo di pubblico, perché alcuni, alcune location sono più per concerti rock e certo, il tipo certo, di gente certo, che continua ad andarci è per, per... Viene attratto un pubblico invece sì, che un altro. E certo, anche è se è nella stessa bellissimo, città. Bellissimo, e, bellissimo, e quindi, insomma, quando poi sono andata a vedere su internet le cose che sono successe lì, io, tra l'altro, mi sembra che ci fossi anche tu, io ci sono già stata al Circo Massimo una volta, ma non per un mio concerto, per il Live Aid. E lì abbiamo vero, fatto una cosa... Certo veramente pazzesca, molto importante, eh, però anche quello è vissuto più come un concerto rock anche se c'erano tantissimi artisti popoli e mi ricordo la vastità di quella, gente quella cosa lì l'ho vissuta per una serie di coincidenze anche molto da vicino perché la presente quando Geldof chiese a Baglioni eh, di, sì, di, dice... di, di, di occuparsi di, di tutto, lui e sì. lui disse ah boh no sì, alla fine disse sì davanti a me e poi partì tutta quella, quella operazione Figo. Figo. Sì, 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 Beh, sì, questi sono bene. momenti per la nostro nostra sì, musica certo, però comunque farlo, da, farlo te è tutta un'altra un cosa sì, però scusa io... tu hai detto, hai detto hai sottolineato donna, donna cantante Ora, che eh. succede? Che tu sei questo, anche qui sei la vitalità, tutto quello che sei lo sei da sempre, sei una donna che canta e non l'hai mai ovviamente nascosto in nessuna maniera, cioè lo esprimi nel tuo modo di essere, nelle tue canzoni. Ora però vai a, quella tua storia va a sovrapporsi, insomma a coincidere con un momento, se vuoi, importantissimo per le donne nel sì. mondo, perché c'è... Tu sei, se vuoi una pioniera, no? Perché il concerto che hai fatto a Santina. Insomma, però adesso sta, la tua storia va a coincidere in un momento invece planetario in cui si comincia a parlare delle donne in modo diverso, no? Sì. Questo lo senti tu girando, se essendo quello che sei. Lo sento tutti i giorni perché, specialmente adesso che ho, ho già cominciato a fare un po' il giro promozionale per lanciare questo nuovo disco. E, e ho cominciato a fare delle interviste con dei giornalisti come, seri e importanti come te, e spesso la, la domanda va su questo argomento. Che è interessante perché pensa che io vivo questa, um, questa io la vivo come una crescita in realtà: cioè noto una grande differenza dagli anni 90 ad oggi in tutti i settori, quindi quando va, vado in una redazione di un giornale o dentro una televisione, dentro una radio, ma anche in altri settori diversi dal mondo della musica, per esempio, vedo molte più donne protagoniste. È vero certo. che quest'anno è stato un anno, il 2017, ma adesso continua ancora, molto focalizzato sul potere maschile sulla donna, no? E quindi l'abuso e tutta questa cosa. Personalmente non ho mai vissuto niente del genere, quindi eh, è anche difficile dare un'opinione se non hai vissuto un trauma del genere. Eh, però è importante che se ne parli. No? È molto no. importante che se ne parli ed è importante che ci sia anche un'unione perché spesso le donne, quando sono mh, aiutate da altre donne, sono ancora più coraggiose. Però dall'altra parte ti voglio dire che non vorrei che diventasse uno slogan troppo forte e ci mettesse in una luce <ride> sbagliata sì. perché... Tu hai cercato molto l'unità, per esempio, con, sì. le, con le tue colleghe. C'è che no? okay, forse hai mosso, sì, sì. Cioè vorrei che... darti verso merito, ma che storicamente c'è quello di aver creato un po' di, di, di complicità tra le cantanti donne in Italia. No? Guarda, io quando ho fatto Amiche per l'Abruzzo l'ho fatto per tre ragioni. Il primo ovviamente e era, era per l'Abruzzo. Ed era perché in quel momento ero in tour e l'80% dei tecnici che lavoravano con me erano abruzzesi e il giorno che c'è stato il terremoto molti di loro non trovavano i familiari. Quindi, quel giorno ho cominciato a chiamare Fiorella per prima perché sapevo che Fiorella cap capiva certo. e sentiva. E poi piano piano Gianna, uh, Giorgia, Elisa, tutte sì, quante. Sì, ma, ma non so se sbaglio, mi sembra che però da quella, da quella cosa lì sia rimasta una certa maggiore complicità tra i sì, cantanti. Sì, sì, assolutamente, sì, assolutamente, Anche Poi in altre occasioni si sono riunite, se... sì, ma perché poi è bello anche artisticamente, una delle ragioni era proprio perché io non vedevo l'ora di cantare con alcune di eh, loro. Certo. Sinceramente con non è con Giorgio, perché Fri bella, Ma cavolo, abbiamo fatto delle cose insieme belle, cioè sì. eh, anche, anche da ascoltare, perché chi era lì Vedere, non so, Marina Rei che suonava con Paola Turci e eh, su suonava Nada <ride> e Carmen Consoli. Guarda, è un quartetto di donne <ride> veramente sì. pesante. Cioè, Senti, è... ma ti diverti ancora? Molto. Quanto ti diverti? Eh, guarda... Ecco, mi... cioè, no, scusate, la faccio meglio la soffro domanda. Soffro anche il molto. Fatto, sì, perché il problema, credo, no, che adesso essendo un artista importante, per l'Italia, per il mondo, è ovvio, immagino, no, che comunque un disco, una roba, no, che ti, ti possa creare anche un sacco di pressioni, Tensioni. problemi, eccetera. Ecco, ci si riesce ancora a divertire avendo questo tipo di aspettative? La grosse. parte nella quale mi diverto di più e in maniera proprio più sincera totale è il live. E' lì quando entro, è, è forse quando vedete di me la parte più forte e coraggiosa è che quando, quando sono lì. Quando è che godi veramente? Qual è una canzone che ti fa proprio godere? Proprio... La, quelle più difficili. tipo eh, Ce ne sono alcune che a volte le cambio anche, tipo in assenza di te è una canzone molto difficile, eh, invece no, perché deve essere... Perché, perché godi di più lì? Perché... Quando sono facili... Ci... Ah, perché sono una sfida. La, sì, la... sono la... una sfida. Eh. Mi piace moltissimo ancora che siano difficili. Eh, certo. Perché quando è semplice... Scusa, perché no, a volte io... interessa... Puoi spiegare perché una canzone è difficile o no? Perché eh, ci guarda, che magari non ha delle cognizioni musicali... Che... Dipende un po' dalle corde vocali, dal tuo modo in cui ah, ti perché si Perché ci sono intervalli più complicati, la una è là. Perché è difficile? La mia, una... la mia difficoltà, le cose che per me sono difficili, è passare dal piano al forte. Sì. E, e anche... Uh, da un'estensione da una nota grave a, alla più alta, sì. quando ero più piccola, la cosa difficile erano le note gravi perché non le avevo e ho dovuto aspettare. Proprio degli sono, anni Sono fisici. arrivate? Sì, ma ho dovuto aspettare 5-6 anni dal primo disco. Mi perché... dice Nicoletta Sanbelli, Patti, dice adesso 8-8, <ride> <dice, ride> lei è una grande, <ride> no, che no, no. la voce <ride> si è allargata. Sì. Ma è vero che passa, con il passare degli anni conosci, sì. lo, io ho conosciuto più la mia voce. Stando sul palco, che io non, purtroppo non ho mai studiato canto e quindi essendo eh, proprio autodidatta da piano bar, io sai che ho cominciato a otto anni la prima sì, volta certo. e quindi ho fatto dieci anni di piano bar. E lì, sai, piano bar non è che hai molte vie d'uscita: se viene uno, si alza e ti chiede, mh, non lo so, uh, Patti Smith e quello dopo vuole Raoul Casa dei, te devi, devi passarci subito. <ride> e ti succedeva? Eh? Sì, mi succedeva ed è stata una grande scuola. Poi eh, il cedevo. fatto di non aver studiato canto quando poi ho vinto Sanremo mi ha portato dei problemi perché cantare diciamo solo il venerdì, sabato e domenica eh, per due ore non era come andare a fare un tour, muoversi continuamente e avere tutti i giorni degli spettacoli e non sapevo usare il diaframma gestito, e quindi no. mi è andata via la voce e effettivamente è importante conoscere anche la parte tecnica però sì. sono sempre stata molto più io ascoltavo i dischi e cercavo di imitarli e dopo mio babbo mi sgridava e mi diceva sei troppo uguale devi trovare te C'è mio Ma non... babbo che è qui da il mio babbo parte. È sempre è nascosto, è nascosto sempre, <ride> eh, ma, ma c'è c'è però insomma mi dice, io quando ero piccola avevo il mito di Anoxa fa face <ride> e anche quando è uscita di Mietta mi piaceva un sacco il suo timbro perché mi ricordava in versione italiana Sara Vogan ah, perché, perché io, era bassa sì lei quando faceva le basse eh, Daniela aveva bassa, delle però. basse veramente molto forti e dove la senti Sara Vogan mi ma mio padre mi aveva ah, tutti eccola, i dischi lui. di tutti ah, quindi ecco. noi avevamo un sacco di vinili a casa e quando non, andavo, non potevo andare a cantare dal lunedì al giovedì perché dovevo andare a scuola mia mamma non mi lasciava, quindi certo. stavo in mansarda e mettevo su dei grandischi, passavo da pantacalza lucida, verde, smeraldo e body bianco, una cosa inguardabile, <ride> facendo la corista degli UAM, perché mettevo, facevo certo. tutti i balletti, e poi magari mi mettevo su appunto Sara Vogan o de dei nomi più importanti che mi ricordo che quando lo dicevo alle mie compagne dicevo ma cosa ascolti, mi prendeva proprio in giro. E invece, sono stati anche questi grossi cambiamenti di stile da, da, che ho ascoltato, che mi hanno permesso uno, di trovare quello dove io mi sentivo più comoda. Io non avevo, non solo previsto, ma nessuno questo lo fa, di essere una cantante conosciuta, ma non l'avevo molto sognato. Eh, Neanche sognato? Sognato di essere famosa, no, ah, mai. Ma eh, io proprio speravo di far piano bar. Sapevo che era molto difficile cioè, cioè Sperai di poter continuare a farlo che, che potesse Musica. essere il tuo lavoro, insomma. Sì, sì. Eh, anche se come primo lavoro io avrei voluto studiare architettura e poi fare la grafica. Perché adesso possiamo dire che siamo passati a vedere l'ufficio grafico sì, del giorno. Bellissimo perché, è lì perché, perché, quando sono perché, passati davanti no. all'ufficio grafico. <ride> sa, cioè, perché un pochettino, quando ti succedono no. delle cose come a me è successo con Sanremo nella vita. Ti chiedi, ma cosa sarebbe come sarei oggi se non facessi questo? Potresti a lavorare all'ufficio grafico ma di Ma magari sarebbe, sarebbe, guarda, di ma magari di Repubblica, cioè quella è una cosa. I miei sì. compagni e due sono riusciti a fare i fanno i grafici. Abbiamo studiato. Io ho fatto la scuola d'arte ceramica di restauro a Faenza, sì. ma abbiamo studiato in un corso sperimentale che nel pomeriggio ci faceva fare anche delle materie più, diciamo, tecnologiche e legate anche alla grafica pubblicitaria. Sì. E io pensavo di far quello, cioè, non c'erano i talent Gino eh, quando io avevo 18 anni. Stavo per dire per fortuna, vabbè, ma insomma, <ride> sarebbe Guarda, vabbè, io, da, io vengo dalla. Sono molto <ride> coach, quindi non, sai che forse. Sì, sì, lo so lo, so, lo so, ma adesso ci proviamo. Però sono una lontano, coach forse un po' atipica. Sì. Perché anche grazie a, a, al, al fatto che ho, ho deciso di, di capire cosa vuol dire entrare in un talent. A modo mio con delle regole che non tutte le nazioni che me l'hanno proposto hanno rispettato perché mm -hmm. io per esempio ho detto scelgo io i ragazzi decido le canzoni coi ragazzi se un ragazzo non vuole cantare una canzone non canta quella canzone cioè io ce l'ho nel contratto ah, e okay. non tutte le nazioni me, me l'hanno premesso trovo. quindi dopo da... non sono andata in quella certo. nazione Tutto. però è interessante perché vedere la nuova generazione che arriva e um, normalmente nell'audizione è diversa da quando arrivi alla fase finale, se continua nel mio gruppo per esempio. La, maggior parte, la maggior parte delle persone che viene all'audizione viene con una mh, convinzione che noi stiamo cercando quello che funziona. Quindi vengono con una canzone che sanno che sta andando in quel momento, con un look eh, che funziona diciamo a livello popolare. Sì, certo. E poi li conosci, gli chiedi ma a te a casa cosa, cosa canti quando sei in, nella tua camera? Oh? Ti dicono dei titoli che sono molto diversi da, da quelle. Magari che... più interessanti. Ma a volte sì. Certo. Eh, gli, ma perché non facciamo questo? Ma perché questo non vende? Ho capito, ma te. <ride> eh, una ragazza che è stata nel c mio gruppo. è un po', fare è un po la malattia dei nostri tempi, questa sì. che hai descritto. Eh, sì. Io guarda, in, in, in un piccola parte il nuovo disco che si chiama Fatti Sentire, sì, dentro fatti fatti perché. ma dentro fatti sentire c'è anche questo. Perché fatti sentire vuol dire che è, ti, ti vergogni. A mostrarti per come sei, o hai paura, di, e quindi per piacere agli altri ti mascheri e quindi non, non certo. sei te. Quindi fatti sentire, non aver paura, fammi, fammi vedere chi sei. Lo, guarda, un pochettino viene anche da lì perché ormai ne ho fatti sei di cinque o sei. Con tante nazioni diverse. Quindi, però il, il comune denominatore è quello. Molti hanno paura di farmi vedere come sono. Guarda, questo diceva un po' la malattia dei nostri tempi. Lo vedo anche in tanti ragazzi. Anche a noi, capita, vengono a chiederci consigli. Ti accorgi che spesso il consiglio è più su come avere risultato che non sì, sì. come coltivare quello che ho da dire o da essere? Eh, ma è è, cosa è la velocità che, del, sì. di tutta la musica. Anche come adesso l'ascoltiamo sì. e sì. la mangiamo ma anche rapidamente. Anche il fatto eh? che slauto un po' troppo a numeri oggi, no? eh. cioè, anche, eh. anche quando ci i comunicati, uh, le visualizzazioni. Va bene, ma a volte è solo quello. No? A me guarda, però ultimamente non... mi è capitato che una, un artista straniero giovane che sta facendo dei numeri grandi, eh, non mi era mai capitato, eh, per mi ha detto quanti, quanti follower hai su Instagram? Ma è una domanda da fare. <ride> cioè, io ti ho appena conosciuto, mi chiedi quanti certo, follower ho eh, su Instagram, cioè, io lo ritengo un mio dire. collega. Cioè io, io di lui non voglio sapere, ma magari cioè, vado a vedermelo sì, per i cavoli miei. Ma insomma. è una domanda che. Cioè, non avevo mai pensato potesse certo. accadere se. No. non la prima, magari dopo un sì, po'. Sì, comunque manzio, tra colleghi. So. Magari ti può succedere se sei in un'intervista in un posto dove vogliono sapere cose tecniche, ci sta. È una cosa che vedo che non, si chied... non ci chiediamo solo tra cantanti, ma se lo chiedono i ragazzi. Assolutamente, bravo, eh, quello volevo eh... dire. Scusa, perché poi è talmente piacevole parlare con te che poi Grazie. parleremo di tutto, ma qualche notizia abbiamo anche da darla. Eh, no, parliamo però anche, anche mio... un po' di più. Ma no, anche del, con po'... te parlo anche di cose che nelle altre non parlo, quindi anche io mi gaglio. Sì, gaso ma per infatti, possiamo andare avanti ora lo so e lo faremo, però no, nel senso che... che un giorno tengo... guarda, passo di qui in motorino e <ride> <ti> dico. Se <ride> okay. non hai niente da fare, un giorno che c'hai un vuoto libero, chiamami, magari sono a Roma e veniamo a... Altra cosa di cui poi volevo domandare il fatto che vivi a Roma, l'ho trovato una cosa bella, questo. vabbè, ma poi ne parliamo. No, dicevo il disco, il disco. allora ehm, lo, lo faremo anche noi, adesso lo, lo ascoltiamo, lo stiamo ascoltando, però mi piaceva capire se tu riuscivi in poco a definire eh, cosa c'è, cos'è che può, può dare un'identità a questo nuovo progetto. che, che, che è Beh, Principalmente, guarda, quando lo, io l'ho ascoltato per la prima volta, per intero, è una cosa che forse si lega al, al discorso che dicevi prima che riguarda i miei occhi e la consapevolezza. Ma però quest'anno per la prima volta mi rendo conto che il comune denominatore sono io. Eh, non non ci avevo mai molto fatto caso. Eh, Tanto sei in tutti i testi del disco, tu no? Sì, tutti? Ah, forse no, mi chiedo. sembrava che. No, in uno. Quasi, no. In però. uno sì. Sì, eh, però cerco sì. sempre di in entrare anche quando mi arrivano a casa. Molti sono nati da me e poi grazie specialmente ad Agliardi aiutata a svilupparli mm -hmm. eh, anche perché ci sono delle frasi importanti in questo disco che sinceramente non avrei potuto scrivere tipo? io um, una. Uh, forse una delle più belle a non rischiare niente non vai all'inferno e neanche sull'altare è una frase super mia non solo che, nella quale io credo molto ma che ho anche messo in pratica perché alla fine ho sempre rischiato con molta paura ma Uh, quando ho sbagliato sono andata all'inferno. Più che altro nel, nel mio, nella sì, mia vita privata, interiore. e quando ho, comunque ho rischiato, ho anche visto l'altare, che ovviamente sono due sì. metafore. Ma quando sono stata questo ferma, questo sembra un po' un inno anche contro la mediocrità: cioè eh, meglio l'inferno sì, o il paradiso? È e lo non guarda di mezzo, no? assolutamente: stare fermi è mediocre e non ci serve a niente. Purtroppo non abbiamo 2000 anni da vivere. E quindi quindi bisogna... il fatti sentire è un po' quello, no? Cioè il senso, se vogliamo dare un senso un po', le canzoni sono ognuna diversa, ognuna ha sì. suo... ma se volessimo trovare una, una, un qualcosa è, che era è comune questo. è un po' Bis questo. Bisogna alzarsi e rischiare. Cioè, vi rendete conto del messaggio di Laura: meglio l'inferno o il paradiso, non le di mezzo. Scusa, lo sottolineo perché Assolutamente, è, è così. È Beh, cioè, piuttosto, eh. io piuttosto preferisco veramente rischiare di andare all'inferno. <ride> perché. La mia noia più grande, la mia paura più grande è di non fare niente. Cioè, ho meno paura di morire che di non fare niente. Non so spiegare. Sì, 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 sì. Quando bello. sono inquieta è perché non sto facendo... Non ho un argomento da sviluppare. Non, eh, mi, davvero, mi, io vorrei svegliarmi tutte le mattine, anche se un po' mi dà fastidio, ma vivere con affanno. Qual è quello di oggi? L'argomento di oggi. Sì, quello con cui sei svegliato. <ride> che ti, che ti, Beh, oggi che ti è, è per assurdo perché giornata. sto presentando il mio disco. Però sì. il, il primo pensiero di oggi è che vado a prendere mia figlia a scuola con mio babbo e non ci vado mai. Ah, Quindi è questo il primo bello. pensiero. Bellissimo, <ride> e bello. poi, insomma, sono a Roma, una città che ho imparato piano ad amare. Perché è una città. Lenta, ci sei arrivata per amore anche la decisione sì, sì, di Sì, solo viverci, per amore. No? Eh, sì. Sì. io sono sì. contento, io sono una, un grande fan ah, di Roma, fan di Roma mm. sì, assolutamente, Come con tutte le, mio... le contestazioni che ci sono, le discussioni sì. si dice il peggio e il meglio, ma secondo me invece rimane una delle città più belle in cui vive. Questo tuo atteggiamento è esattamente quello che dicevamo, cioè Roma in questo momento deve rischiare, non può essere mediocre. Brava. No. è uguale e, anzi vorrei sottolineare il fatto proprio perché visto che appunto parliamo di Roma con te che ci vive da un po' che guarda caso è vero che ci sono un sacco di problemi a livello eh, tecnico, amministrativo però è anche vero che in questo momento forse la musica è più interessante che c'è in Italia viene tutta da Roma hai ragione me, tutta, facci Quando, caso negli anni 80-90 era molta di Bologna esatto no? sì. anche prima, 70 adesso vai a vedere quasi è vero? tutte le cose che sono romane è quindi, vero. insomma avrà un significato è... che la città comunque è comunque molto molto viva in sì. questo momento perché sta soffrendo? Hai notato che comunque certo, quando c'è certo. un posto che sta soffrendo... Ecco, sì, questa associazione sembra... è capitata nella vita perché si fa, sì. no? L'arte migliore, si dice, viene dalla sofferenza. Quando si è felici c'è una battuta bellissima che diceva Bruno Raus, diceva perché scrivi canzoni così tristi? E lui perché quando sono contento trombo o esco. <ride> per cui, Beh, aveva ragione! No? Ecco, cioè, che è un modo, come dire, semplice, È abbastanza ma... vero, devo guarda, dire. Guarda che c'è, lo conosce Ernesto Sante? Eh? Sì. Ma... E ti <ride> nascondi? Saluto. vieni Lassi a dare un bacino stato, ma eh? noi eravamo un trio una volta a Parigi <ride> eh, ma lo rifaremo lo rifaremo eh, diciamo che questa, questa associazione per dolore, me alla fine sì. eh, musica arte, guarda io ho fatto da, quando ho partorito non riuscivo più a, a, ad innamorarmi delle canzoni malinconiche non ce la facevo felice. Eh, felice. e mi sembrava di essere molto falsa nel sceglierle quindi ho fatto due dischi che e nella sua totalità, diciamo generalizzando, sono un po' più sì. ottimisti. Adesso che sono passati cinque anni e io sono un po' più anche rientrata in me, da, come individuo, come persona sola. Mm -hmm. e, e in me io sono sempre stata malinconica e ho cercato quello nell'album. Infatti, per me le canzoni più belle vengono dai ricordi più malinconici, più sofferenti. Poi io sono anche molto. Romagna in fiore, soprattutto mm -hmm. in fiore, e quindi mi manca la parte anche divertente dell'album, che però è sempre la più difficile per me da trovare nelle musiche e nei testi, perché i testi in italiano allegri, belli. Difficile. difficile molto sì, sì, devo dire che è anche molto interessante questa associazione rovesciata no? uno comunque ha di te un'immagine che è appunto vitalità solare Romagna in fiore però poi l'attrazione la, <ride> che hai è più forte per la malinconia almeno in ma Musca, ho, ho, no? ho due sono due caratteristiche molto presenti in me nella mia quotidianità passo anche durante la giornata da, dall'essere eh, molto vivace e a, a malinconica e, e più pacata e da quando sono piccola che sono così Probabilmente viene proprio dalla mia famiglia, perché una parte è che è mio babbo più vitale, più sognatore, così giocherellone, e l'altra che è mia mamma che è più seria, una maestra italiana, italiano, quindi sai, un, certo, un attimo più posata. Certo. Senti, volevo fare uno sforzo di immaginazione, adesso sei, siamo al Circo Massimo, mm. sei davanti al popolo... No, ci saranno, verranno da molte parti, ma ci sarà anche una buona parte di pubblico romano. Sì, spero, quindi sì. siccome è proibito dire ciao Roma, ormai nei concetti non si può ah, più sì? dire, sì, è proibito. Ciao città, insomma dai, no. No, non vuoi no, dire. no, io lo dico sempre. Allora, Va bene, a volte non okay. dico ciao, dico solo il nome. Roma? Sì. Cioè, eh, ah sì. Perché e... è tutto dentro il nome della città. La prima cosa che avresti voglia di dire, a parte ciao Roma, al, alla gente di Roma che verrà a vederti. Porca, miseria, cioè, non puoi... c'è ancora. Cioè, no, 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 ma al di là del fatto che tu poi ne dirai altre, ma se è, dovessi il, farlo la, in questo la momento. È che a volte mi scrivo delle cose nel, nel prompter, perché io non so le mie parole delle parole delle canzoni, perché le cambio talmente spesso che ho, ho in mente varie versioni. Quindi mi scrivo anche dei canovacci Qualcosa, di cose. E me. non ho mai detto niente di uguale a quello che ho scritto. Quindi non, no, ho no, idea. Ma non voglio sapere quello che direi veramente quello che diresti se fosse io. adesso, se ah. fosse adesso. Siamo forti, non lo so perché, però mi è venuto in mente questo. Siamo forti. Perché mi, lo so che sento, io adesso ovviamente ho tanti amici di Roma, e uno che è di una parte politica, uno di un'altra, tutti che mi danno le loro informazioni sulla città, perché poi vogliono che tu, tutti che mi innamori della città e quindi tutti mi raccontano varie cose del, di questa grande città, perché poi alla fine la città è una, ma qui dentro ci sono tanti mondi. Eh. E tante, tante diverse realtà. Sì. Eh, la cosa che comunque, alla fine, sento, nonostante l'insoddisfazione, l'insicurezza e tutto quanto, che tutti non mollano. <ride> è vero. E mi Questo piace è un po' l'identità degli italiani, anche mm -hmm. così, un pochino, sì. non solo dei romani sì. in generale. Hai ragione, alla fine cerchiamo sempre un modo. Mh, di tirarci fuori dal. Sì, senti, scusa, perché ti ho sentito prima c'era una cosa che mi interessava molto. Poi ti lascio andare perché appunto no, devi prendere no, la però però mi figlia, ma la, ho sentito parlare di Cuba in un modo molto entusiasta. Però sì. ho anche scoperto, dicevi che eh, era difficile andarci perché sarei stata boicottata dalle radio americane. così? Sì, penso, è ancora te, così, è un qua. po' meno. Non tutte le, eh, i primi anni 90 assolutamente impossibile. Cioè, io avevo la mia casa discografica, avevo un accordo con le case disco, con le, le radio. Eh, specialmente della Florida, sì, eh, certo. ovviamente, però sì. ehm, ma anche di radio di altre nazioni americane sì, nelle andava, quali andava erano gestite Cuba da Americano non ti passano più, non ti passano anche più io. le radio. Quindi adesso ce ne sono meno, però ce ne sono ancora, specialmente le pochissime Gino che passano le ballad. Sono gestite da cubani che magari ce l'hanno. Ah, certo, e certo, e certo. quindi ancora è, è, è un po' così. E dunque, ho sempre cercato di vedere come poter andarci perché io, adesso che ci sono i social, adesso sono in contatto con le persone di Cuba, nonostante um, chi è andato mi ha spiegato che insomma, il, la connessione lì non è così facile, a volte ci sono ore senza connessione, così. Però io sì, parlo con sì. i ragazzi lì e tanti miei amici italiani sono andati in vacanza lì e mi ha detto Laura mi ha fatto due palle, c'eri sempre te in radio cioè eh, sì. voglio staccarmi un attimo e, eh, vado sì, poi è un posto da... è, è da conoscere per la storia per, per esempio mio fidanzato c'è andato, lo conosce e mi ha detto guarda, di, vita, dobbiamo andarci una volta adesso sto facendo duetto con questi due megatobici gente de zona si chiamano sono veramente i più, tra i più amati uh, della, della musica attuale cubana eh, tra l'altro dei, dei pochi che non, non usano nelle loro canzoni delle parole eh, violente o comunque maleducate nei confronti del mondo femminile, perché purtroppo mm -hmm. nel, nel mondo urbano sp Beh, non spesso, ma si, eh, si cioè sente io un io po' io di maschilismo, loro certo. no. E, e questo invito, che tra l'altro è, è un invito strano, perché quando si, si chiede di fare un duetto, prima si chiede: vuoi cantare con me? In questo, questa situazione è stata molto strana, Il, abbiamo un produttore in comune che si chiama Sergio Giorgio che normalmente fa salsa e, e con cui avevo lavorato con Mark Anthony, avevo fatto una canzone con lui sì. eh, versione salsa e questo produttore ha mandato la mia balla del primo singolo, non a è loro. detto, a loro. Loro me l'hanno rimandata nella versione che poi è uscita in questi giorni sì, sì. e che praticamente loro non cantano le, le mie parole o le mie note. Ci hanno aggiunto qualcosa. E loro... tu l'hai accettata così perché ti è piaciuta sì, com'è, no? Poi più... Io l'ho accettata così perché ho trovato che questo è il vero argomento sì. di questa canzone, certo. cioè che loro hanno lasciato me come io sono e loro hanno, hanno parlato messo. dello stesso argomento dicendo Nadia Diccio, cioè il titolo della certo. canzone, però... Eh, io nella canzone sono la protagonista che parlo, ho un dialogo con, con il mio uomo sì. e ci sediamo e ci diciamo: eh, sono tanti anni che stiamo insieme, siamo amici, non siamo più complici. Se aspetto che mi parli, te passano degli altri anni. Qui devo prendere una decisione: di, cioè non è lasciarsi perché si è fatto le corna, è la consapevolezza di una coppia matura cioè, che ha capito di non. che ha chiuso il suo, esatto. il suo ciclo. Loro hanno deciso di fare la risposta, quindi loro fanno <ride> sì, gli uomini che parlano a me. Sì, sì, cioè, io l'ho trovato molto interessante perché io molto, non ho mai fatto un duetto molto. che loro portano il loro mondo dentro me senza toccarmi. Non so, prelude quindi è un invito a Cuba? Io glielo ho detto, detto. Ma perché guarda, se io... non ti invitano cambia? Cioè, no, allora, però, no, però voglio ne dire, nel momento in cui io sono invitata lì da due cubani, cioè, voglio anche vedere se ci vado o se non mi passano. Ah, certo. Perché certo. poi sai... Magari ci vado, faccio il Poco mio concerto e devo stanno, litigare con sai tutti. Sai che, che i Castro, anche Raul, ha ceduto, che adesso ci sarà per la prima volta un presidente a Cuba, non de, de, della rivoluzione, sì, cioè nato so. dopo la rivoluzione. Quindi è probabile che molte cose, speriamo, ma non, non eh, in peggio, ma che Ma in realtà, molte cose, già molte quindi, cose sono cambiate perché cioè, intanto ci vero. si può andare, Certo, eh, c'è certo. cioè, un volo? Cioè, cioè, è, sì, sì e una sì, volta sì. non erano... Ma io fatti... credo che cambieranno le cose molto rapidamente, quindi... E poi, effettivamente, diciamo, non puoi non andarci, giusto, ma certo... Cioè... Ma certo. Ogni volta che mi ci avvicino, perché ci passo spesso ovviamente anche dall'alto, ma guarda su. te, io vado da sì, dappertutto. Sì. Poi l'isola della musica, sì. Per eh, eh, la Giamaica. Io cubano. ho anche un musicista che, vi, che lavora con me e, vi, e fa i tour con me da tre anni, e, sì. eh, che è cubano e mi racconta delle robe. e Dico: Porca miseria, ma stai zitto, non me lo dico. <ride> ho proprio voglia di andare nel bar. Sì, sì, sì. Ah, anche eh, Paolo, mio fidanzato, quando, quando è andato a Cuba, mi ha detto che lui alla fine è stato tutta la settimana nei bar, ogni volta in uno diverso a suonare. Okay, sì, mi ha sì, detto: sì, Guarda, sì. è una roba passata. No, io non la suonare, ma io ho ad ascoltare eh, la cosa bella quello. che succede lì è che tu arrivi, non so se sei sulla spiaggia, arrivano come succede dovunque quelli, i posti, quelli che vengono, tu dici oddio che palle, stai lì al mare, dopo 5 minuti sei lì che dici fammene un'altra anche l'ultimo eh. che suona sulla spiaggia Ma è hanno... fenomenale perché hanno una cultura musicale incredibile dovunque, dovunque. hanno anche un'altra mentalità in generale, per esempio il rapporto con la, del, con la musica e il corpo che noi non abbiamo eh, e la libertà che ha la loro musica ce l'ha anche il loro corpo e non sto parlando solo di eh, quello che magari noi italiani ci immaginiamo delle donne che si vendono piuttosto cioè sono, sono più liberi di essere anche liberi di essere poveri non so sì, come spiegarci sì, sì, cioè, eh, sì. ovviamente soffrono del fatto però nella loro sofferenza trovano questa vitalità di cui parli, e io amo questo dei latini, perché in generale i latini sono così, certo, loro certo. hanno qualcosa. specialmente quelli che non sono ricchi, che sono molto più belli, cioè. Mh, poi vabbè, io ho tutta una mia. Cosa personale, cioè, l'unica volta che sono uscito con uno un ricco mi sono fatta a Duballe, cioè, una noia veramente allucinante. Mi dispiace tantissimo, però a me mi, eh, io mi sono innamorata di persone che mi hanno portato nell'autobus. Quindi vuol dire ne... che Paolo era poverissimo. Beh, non era poverissimo, ma fa il musicista, <ride> quindi, quindi comunque, sai cosa vuol era. dire. Eh, certo, cioè, eh, certo. tu, tanti pensano certo. che chi va in televisione sono tutti ricchissimi, però è una persona che ovviamente è stato molto fortunato e si è meritato quello, cioè, comunque. Ha fatto tutte le tournée di Celentano, di Morandi, cioè non aveva certo bisogno di me, però eh, non è una persona che, cioè, se lui veniva a prendermi col Ferrari, io non ci andavo. Cioè, sì. lui, ma, lui mi ha portato eh, in, in, nella metropolitana a, a Barcellona e ci siamo andati a vedere la, la Sagrada sì. Famiglia. Cioè, eh che cavolo, allora, porca per vacca, è lui, Laura è lui. Basili per sedurla portatela in metropolitana, questo. Ma poi non c'è bisogno perché lei è felicemente... No, fidanzata. no, 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 lui però dice, no? Anche, anche gli amici che ho mi piacciono più... <ride> semplici. Cioè, alla fine... I miei veramente i miei migliori amici eh, sono vabbè, le mie quattro migliori amiche compagne di scuola con le quali ancora, ancora adesso sì, fa, um, facciamo Zumba insieme anche via Skype. <ride> <ride> Il lunedì sera alle 8 se non lavoro ovunque sono alle 8 italiane, mi collego e via Skype facciamo la sessione <ride> di Zumba perché dobbiamo mantenerci in forma, abbiamo e certo, una certa adesso certo, noi. E, loro comunque sono le mie amiche, una fa la panettiera, un'altra, cioè lavorano, fanno tutti i lavori normali, diciamo. E, Un'altra un delle mie migliori amiche qui a Roma si chiama Daniela, fa un lavoro assolutamente normale, è una mamma anche. Eh, cioè, non, non ho amici che mi portano <ride> nell'aereo privato. Questo, certo, e questo. non vuol dire niente, perché magari c'è gente bravissima, certo, però io nella mia certo. vita non mi sono mai sentita a mio agio con quella categoria lì, nonostante io magari possa, io stessa da sola, permettermi, non posso fare finta di niente, però certo, certo. Eh, alla fine sono le situazioni più... Eh, medie che mi, mi piacciono, eh, la gente normale. Normale. Sì. sì. Eh, è dove mi anche riposo, se però mi... abbiamo cominciato l'intervista dicendo tutt'altro, però io voglio ricordarlo, tutt'altro <ride> nel senso che quello che bisogna <ride> cercare nella vita è o l'inferno o il paradiso. Sì, io, sì, ma sono, a volte, a volte il paradiso non è dentro una Ferrari. Ah, assolutamente. Mm, anzi, anzi, lo diceva anche il Vangelo, guarda, eh, la saggezza del Vangelo cioè esattamente questo. Fine. È più Allì. facile per no, quella, quella, eh, quella... Ma parabola passano della... gli anni e credo sì. che... Sì. Questa cosa un po' non la dobbiamo neanche ribadire. Cioè, credo che la capisci da solo anche se non hai successo. Eh, vedi, è nella quotidianità, nelle cose più banali, nelle cose più semplici che ci si gioca la vita veramente. Io dove sono più sì. felice è in un gesto eh, più normale, più che un anello. Io vorrei una lettera. <ride> che bello! Chiusura più bella non ci sarebbe, quindi la, con questo ti saluto. Ma ricordiamo gli appuntamenti, allora c'è un disco che si intitola Fatti sentire, sì. lo dice già il titolo, cioè Come Resistere a un <ride> dito così perentorio, così forte. <ride> Quando la musica chiede di essere ascoltata bisogna ascoltarla, appunto. E poi okay. c'è un tour importantissimo tra, nel quale c'è una data romana circo massimo due. che sono 21 due. e 22. Accidenti, ragazzi. Eh, due perché date. ho chiesto di non farlo in piedi? Certo. Eh, specialmente per questa cosa che ti dicevo, quindi perché sarà limitato. Cioè non sarà... Eh, eh, mi hanno fatto vedere un disegno di cioè, quanti posti Roger Water, ogni... eh, credo 35.000. Eh, non volevo, io sinceramente, non andrei al mio concerto. In fondo, io mi chiedo certo. sempre: Andrei al mio concerto? Dove starei? Io sarei sempre seduta perché devo staccare la Sì, certo. Da. Quindi hai voluto i posti a sedere in questo caso. Ho voluto i posti a sedere eh, sì, certo. soprattutto perché io ormai sono consapevole di qual è il mio pubblico, specialmente in Italia. Io allora, ho tantissima gente la, con i figli. voglio metterti la giusta ansia, perché è bene <ride> che tu da artista ce l'abbia. In quel luogo, negli ultimi anni, sono avvenute delle cose musicalmente incredibili e quindi tu devi essere all'altezza, cara Laura. Per essere all'altezza devo fare me stessa non que devo pretendere ma di essere loro no perché, no no eh, ma certo, invece no. una volta pensavo così questa no, è la differenza no, no, no. di me dieci anni fa o anche cinque e me oggi perché purtroppo io non, non sarò mai Pink Floyd no, cioè, ma o, o per fortuna mia perché alla fine mi è, forse mi è andata in questo modo perché sono esattamente così P voglio, voglio, essere, voglio che ci sia una qualità l'importante è che ci sia un modo di suonare Fatto bene e che sia tutto molto vero, molto sincero, non troppo studiato. Tutto quello che è stato studiato nella mia carriera non ha funzionato. Perché si vede quando fa, dico una bugia! Ma che bello! Guarda, fatiche. talmente bello e preciso che ti perdoneremo anche quando direi ciao Roma! Dirò la... solo Roma perché okay. basta dire Roma! Ah, ti dico solo che ieri sera sono andata a letto ed ero a Milano perché dovevo appunto prendere il volo per venire qua. E l'ultima cosa che ho sentito è mia figlia che mi ha detto: Forza Roma, mamma! Perché ieri <ride> avete giocato. Sì. sì. Complimenti. Sì, sì, Io sì. sono nel Milan. Grande sorry. partita, sì. Eh, oh, scusa, ecco, eh, proprio vedi, sulla, sulla, alla fine dell'intervista il nostro direttore, Mario Calabresi, eh, è venuto a salutare. Ciao. Come stai? Beh, tu? Grazie per avermi ospitato no, 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 qua no, con no, lui. Un no. eh. tempismo perfetto, era il saluto finale. Quindi guarda, come chiudere meglio. Grazie. Bentornato da grandi, grandi uomini. <ride> <Perfetto>. <ride>